Ciao ragazze, ciao a tutti, oggi sono qui con la mia modella e vi farò vedere un'acconciatura molto carina. Per realizzare questo tipo di pettinatura vi servirà una spazzola, un pettine, un fissante, elastici per capelli. Adesso vado ad applicare il fissante, successivamente vado a spargere bene il prodotto con un pettine. Ok ragazzi, a questo punto vado a prendere una sezione di capelli dalla parte laterale del capo, in questo modo qui, la divido in tre ciocche e inizio a formare i primi passaggi di una treccia. Adesso vado a prendere una ciocca dalla parte laterale e vado ad assemblarla alla ciocca centrale e continuo. Vado a ripetere la stessa operazione con un'altra ciocca e l'assemblo sempre a quella centrale. E continuo in questo modo qui. Con la restante parte di capelli vado a formare una treccia semplice. In questo modo qui. Adesso vado a chiudere la treccia con un elastico. Ok, a questo punto, una volta chiusa la treccia, vado a pettinare la restante parte della capigliatura. Quindi vado a raccogliere tutti i capelli, prendo la treccia che ho formato e la giro intorno ai capelli, in questo modo qui. Poi vado a prendere un altro elastico e vado a chiudere il lavoro. Ok ragazze, questo qui è il risultato finale, se volete potete aggiungere anche un velo di lacca. Come vedete è un'acconciatura molto molto carina, una variante della semplice coda bassa. E niente, spero che il risultato vi piaccia, io vi mando un grossissimo bacio e al prossimo video. Ciao!